Dall'AIA è arrivata una sentenza importante, quella sul massacro di Srebrenica del 1995. I giudici della Corte Suprema hanno riconosciuto i Paesi Bassi colpevoli, anche se in modo molto limitato, della morte di almeno 350 persone. La responsabilità è stata definita del 10% dal giudice Kees Strafkerdai, che coinvolge però il governo olandese allora in carica e non solo gli alti responsabili militari. In pratica le forze di pace olandesi, ha sottolineato il giudice, non diedero protezione ai musulmani, non avrebbero fatto nulla per aiutare i rifugiati a sottrarsi alle violenze dei serbo-bosniaci, pur sapendo che quegli uomini erano seriamente minacciati di abusi e anche di essere uccisi. Questo caso fu forse il più atroce tra i crimini commessi nelle guerre scatenate dall'allora uomo forte di Belgrado, Slobodan Milosevic. Nessuno in questo mondo può cancellare quello che abbiamo passato, ha fatto notare una delle donne dell'associazione Madri di Srebrenica. Siamo testimoni viventi, sappiamo quale ruolo hanno avuto i soldati olandesi e cosa hanno fatto, so che avrebbero potuto salvare delle persone, incluso mio figlio. Durante la guerra in Jugoslavia i soldati dei Paesi Bassi facevano parte della missione di pace delle Nazioni Unite. Alcuni di loro, che si trovavano nell'area di Srebrenica, non opposero resistenza alle forze serbo-bosniache guidate dalla generale Ratko Mladic. Nel 2017 la Corte d'Appello aveva dichiarato che lo Stato olandese era responsabile solo del 30%.